Allora, per iniziare con il video di oggi. Vi ricordo che sul sito di Pamp trovate il sotto. Trovate eh, i saldi estivi con tante magliette in sconto fino a 7,90 euro. E eh, se fate un ordine di almeno 25 euro, avete una maglietta con starpa sorpresa in regalo, cioè non sapete che stampa c'è, ma. Voglio dire, sono tutte molto carine, quindi rimarrete sicuramente soddisfatti. Se invece fate acquisti eh, superiori ai 50 euro, non pagate le spese di spedizione. Come sempre, se il vostro acquisto aggiungete un po' di calze la vostra scelta, eh, e usate il codice Vilazzo, le calze non le pagate. Ci sono alcune maglie che avete visto in impressione eh, Trovate i link a queste maglie scontate singolarmente in descrizione, ma c'è anche il link all'intero catalogo. Così potete vedere se c'è altro che vi interessa. Ora, però, abbandonarci alci, iniziamo subito col video di oggi. Siga! Allora, in questo video suderò anche l'acqua del battesimo, sarò un cinghiale ansimante perché ad Arona ci sono più di 30 gradi, con l'80% di umidità visto che siamo sul lago e si nuota nell'aria. Solo che se accendo un ventilatore o il condizionatore si sente un frastuono in sottofondo che non farebbe bene al video. Quindi l'alternativa è sudare come un muflone, purtroppo è così. Facciamoci una ragione. Poi vi dico che domani alle 5 del pomeriggio sarò in live in studio sul canale di Dario Moccia perché. Ci sarà uno special Cinema Cult durante la maratona che Dario farà domani con ospite in studio Tony Servillo, quindi sarà una cosa molto bella. Poi, finita la live, io andrò direttamente a Rimini, perché vado a Rimini Comics e torno lunedì, ma non come ospite, come semplice avventore, ci sono un po' di amici, mi rilasso un po', quindi non ci sono incontri con i fan, se ci si becca per caso in giro... Non fatevi problemi a salutarmi. Però, già molti hanno detto: allora ci si vede sì, no, non faccio cose tipo radunio o cose del genere, perché sono lì per rilassarmi in vacanza. Per cui eh, se ci becchiamo per caso non c'è problema. Ecco. Per cui l'ultima puntata della quarta stagione di The Boys la commenterò con il solito video probabilmente martedì perché per l'appunto sono via, la puntata esce domani e io vado via domani mattina presto, per cui non riuscirò a portarvi il video in giornata e ci vorrà qualche giorno. Chiedo scusa anche per questo, però ragazzi, è estate, quindi ci si deve adeguare. Allora, oggi invece voglio parlarvi di un film che è uscito settimana scorsa, l'ho visto subito, ma non avevo ancora parlato in un video perché non avevo avuto tempo. E in tanti mi avete chiesto di parlarne perché la protagonista è Sidney Sweeney, che per, peraltro interpreta una suora, quindi questa cosa ha fatto molto discutere, per cui eh, io sono andato a vederlo con una certa curiosità, ma devo dire che non sono rimasto molto soddisfatto. Mi riferisco ad un film del 24 per la regia di Michael Mohan ed è Immaculate. Allora, voglio fare spoiler per tutta la recensione perché alla fine non è questo film così atteso per cui è necessario dividere la parte spoiler con uno spoiler perché inizialmente volevo fare una recensione incazzata ma mi sono reso conto che farne una di quelle solite con, la con le gag era difficile perché è più che altro un film che non mi è piaciuto e che definisco abbastanza brutto ma non da incazzarsi in quel modo però un po' mi incazzo comunque perché innanzitutto... Eh, è pressoché identico a Omen, l'origine del presagio è uscito qualche mese fa, che non mi era piaciuto per niente, perché era non finché aveva un paio di parti interessanti che erano copiate, non erano neanche omaggi, erano proprio copiate da Possession di Zulaski e da uh, Rosemary's Baby uh, di Polanski, per cui francamente io non. Uh... Non sono assolutamente contento di quello che ho visto. Non finco delle scene ridicole come quella iniziale, con il prete eh, che si becca la, 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 la roba in testa e si gira e ha eh, il cranio segato. Che io stavo ridendo come un pazzo! <ride> Ma che cazzo di scena è? Che tra l'altro il prete era Charles Dance. E la trama di questo film è pressoché identica, solo che questa pellicola ha in più il fatto che ci sono delle scene interessanti che quantomeno sono originali e non eccessivamente derivative. Siete avvisati, se non volete spoiler, tornate, aver visto il film, ma non penso sia questo filmone incredibile per cui non volete spoiler. Sta anche andando bene a botteghino sia in Italia che all'estero, eh? Questo c'è da dirlo. La scena iniziale mi ha fatto ben sperare, perché insomma, vediamo questa suora che scappa di soppiatto di notte nella nebbia eh, nel parco di questo convento cerca di uscire dal cancello ma viene agguantata dalle suore che la rincorrono senza neanche troppa fretta e le spezzano la gamba tra le due sbarre del cancello con l'osso che scende la carne insomma anche parecchio violento e la scena dopo è questa suora che si risveglia in una eh, bara eh, sottoterra con la terra che viene Buttata sul coperchio, la stanno seppellendo viva, ha solo pochi fiammiferi come illuminazione, ma ovviamente eh, finirà male per lei. Per cui con questa sequenza iniziale io ho pensato: ma vuoi vedere che questo film niente niente può essere interessante? Purtroppo quello che viene dopo è un pastrocchio di scene anche abbastanza senza, senza senso, scritte male, con personaggi che non sono per niente approfonditi e che sinceramente ho trovato parecchio brutto. Però ci sono degli elementi che se fossero stati gestiti meglio avrebbero potuto rendere il film interessante ed è per questo che io mi incazzo con questa pellicola perché avevano in mano un'idea molto più interessante rispetto a quella di Omen il, presag il presagio senza neanche il compito di renderlo prequel di un franchise già esistente potevano fare quello che volevano invece no. Infarciamo il film dei soliti jumpscare che non farebbero paura neanche al mio cugino con 2G di 12 anni, eh, che sono fastidiosissimi e, e vengono buttati in faccia allo spettatore di continuo. Mettiamo personaggi che non hanno il minimo senso a livello di scrittura, o personaggi che hanno senso ma che a un certo punto spariscono così, tanto per. Per poi arrivare ad una parte finale ridicola fino all'ultima scena, che invece è spettacolare che manda una bella stoccata alla chiesa ed è anche fottutamente coraggiosa e per qualche motivo diretta nettamente meglio rispetto a tutto il resto del film. Non ho capito perché, mi dà l'idea di un film che doveva essere totalmente qualcos'altro, che il regista ha presentato in un modo, la produzione ha detto ok, va bene, ma dobbiamo cambiare alcune cose ed è diventato questa roba qua. Mi dispiace perché si vede che c'era un'idea molto solida di fondo che è stata completamente mandata a puttane tra l'altro Sidney Sweeney è stata anche piuttosto brava molto credibile come scream queen il problema è che lei eh, va da Detroit in questo convento sperduto nella campagna italiana e inizia a incontrare questi personaggi un po' pizzari cioè non sembra esserci un personaggio normale a pagarlo oro Arriva e c'è subito la suora di origine francese invidiosa per non si sa bene quale motivo, arriva l'altra suora che è Benedetta Porcaroli, che in realtà è solo una donna che era stata maltrattata e aveva deciso di fare la suora per eh, allontanarsi dalle persone e, e avere sostanzialmente un posto dove stare senza dover pagare nulla, infatti la vedi che fuma, spara parolaccia a tutto spiano, non esattamente eh, l'archetipo della suora ideale che ci immaginiamo tutti, insomma. Tra l'altro, eh, il fatto che ci siano diversi attori e attrici italiani ha reso la versione italiana di questo film abbastanza inascoltabile. I, gli attori e le attrici italiane si sono eh, ridoppiati da soli, con un risultato pressoché disastroso. E si nota tantissimo la differenza tra chi si è ridoppiato e chi invece è doppiato da attori professionisti. C'è anche Alvaro Morte, il professore della casa di carta che quando si presenta è, cioè, ha scritto proprio in fronte, ciao, sono cattivo e farò qualcosa di molto malvagio nei tuoi confronti, cioè arriva, ma suor Cecilia, ma come sono contento che ha accettato di venire in questo convento in cui non sta succedendo assolutamente niente di strano, si figuri! Cioè, perché dover inserire una metafora così poco sottile? I preti e le suore, ma soprattutto i preti maschi... Sono tutti cattivi e quindi sono viscidi, alteri, eh, con gli sguardi da, da maniaci. Ho capito che vuole essere un'allegoria dello strapotere di certe istituzioni, va bene, d'accordo, ma si può anche essere un filo più eleganti. Alle arrive c'è la suora che la tratta male, quell'altra che dice: Eh, questo convento fa schifo, succedono cose strane qui. Il prete e gli altri preti, i cardinali e tutti sono eh, sospettissimi. Anche la madre superiore ha palesemente qualcosa che non va e poi c'è la scena più bella di tutto il film con Cecilia che nota una porta aperta siccome non si sa fare i cazzi suoi entra eh, in questa cappella interna e trova una suora proprio per terra che sta mugugnando qualcosa in latino e quando la guarda in volto scopre che ha la faccia completamente coperta da una sorta di calzamaglia rossa e lei giustamente rimane allucinata, arriva la madre superiore a ah, suor Cecilia Credo di doverti delle spiegazioni. Eh sì, infatti, perché ha una maschera di calzamaglia rossa? Lo vedi questo chiodo, Cecilia? Questo chiodo? no sì, no, tutto bello, non l'avevo neanche notato. Ma perché la calzamaglia rossa? Questo nel chiodo della Croce? Perché ha una calzamaglia in faccia rossa? Doveva essere questa la scena, come mai ha una caccia, una suora per terra che prega in latino allucinata che sembra che sia calata l'SD e ha una cazzo di calzamaglia rossa, perché ce ne sono altre che lei vedrà durante tutto il film appostate alle finestre che sembrano fissarla, o almeno credo perché non si vedono ovviamente gli occhi visto che hanno la faccia coperta, chi cazzo sono queste? Si scopre ovviamente che c'è tutta una sorta di complotto, setta e bla bla bla, però il punto è perché queste si fanno vedere con la calzamaglia rossa, cioè... Non è che magari non vuoi destare sospetti in questa suora appena arrivata? Perché ovviamente quello che le fanno dopo è terrificante e l'idea non è neanche così male in realtà. Perché rispetto a Omen è molto più interessante quello che succede, il punto è come viene messo in scena, non ha un cazzo di senso, porca di quella miseria. Peraltro, la regia in alcune specifiche scene, che sono quelle che gli ho descritto, è anche buona. È una regia. Poi con quell'inizio che sembrava quasi suspiria, c'era anche un po' di kill Bill quando Beatrix viene sepolta, che a sua volta si ispirava a altri film del passato. Insomma, eh, ci sono del, delle citazioni fatte bene con una regia, con anche un montaggio, niente male in alcune scene. Solo che poi arrivano scene come quella che ho appena descritto. Che boh, con questo della suora con la calzamaglia in faccia, fa. Uh, cioè, non, non capisco. E, e niente. Quindi eh, succede che lei a un certo punto si sente male. E a quanto pare è incinta, ma è incinta senza aver mai avuto rapporti sessuali. Tra l'altro è disturbante il momento in cui scopre di essere incinta perché vedi questi preti, questi uomini che dicono: Tu hai mai avuto rapporti sessuali con un uomo? Lei è a disagio, non sa cosa sta succedendo, eh, è circondata da questi uomini che le fanno domande estremamente personali senza spiegarle il perché. Insomma. È una bella stoccata a quello che dicevo prima, peraltro a un certo punto lei parlando con la Porcaroli, col personaggio della Porcaroli, eh, dice io mi hanno mandato qua perché hanno chiuso la mia parrocchia di E La prima cosa che dice lei è il tuo prete ha fatto qualcosa di male, subito riferimento ai preti pedofili, e lei dice no no, semplicemente non veniva abbastanza gente, quindi sono finita qui su richiesta eh, del prete, che è quello, è quello eh, interpretato da Alvaro Morte. Eh, e il discorso è che quella scena mi ha messo angoscia, perché effettivamente vedi questa ragazza, che viene accusata nonostante lei non abbia mai effettivamente avuto rapporti sessuali ed è ovvio che c'è qualcosa che non va probabilmente eh, la prima cosa che ho pensato è l'hanno stuprata nel sonno adesso stanno facendo la commedia perché vogliono far eh, passare questa cosa come un miracolo perché lei ha il integro c'è questo il dottore del convento che dice oh, io il mene integro però lei accetta un po' troppo di buon grado questa cosa cioè, lei inizia a capire di essere prigioniera solo mesi dopo aver iniziato la gravidanza. In tutti quei mesi non si è resa conto che c'era qualcosa di strano, inizi a renderti conto dopo sei mesi. Arrivi ed è tutto sbagliato. E le persone sono stranissime, rimani incinta, non si sa bene come e non ti fai domande. Lei sì, all'inizio è spesata, però poi per sei mesi ha portato avanti la gravidanza facendo spallucce dicendo: vabbè. Finché a un certo punto non viene assaltata dalla suora, quella francesina, che dice: Ah, dovevo essere io, io t'ammazzo, li provateci con me. E poi si schianta, si ammazza. Ed è una cosa che succedeva anche in nomi del presagio, più o meno. Quindi, eh, tutta questa parte qua centrale con il personaggio da Polcaroli che dice: Ma no, è che è l'unico che dice: Ma non vi rendete conto che sta succedendo qualcosa di strano? Avete rotto il cazzo? Viene presa dai preti, portata via e suor Cecilia. Nota a un certo punto che eh, le tagliano la lingua e poi troverà il cadavere in un secondo momento nelle catacombe. Eh, quel personaggio era interessante, l'hanno buttato completamente via nel momento in cui si è resa conto che qualcosa non andava. Io mi aspettavo che, non lo so, aiutasse Suor Cecilia a scappare, che dicesse ho capito che c'è qualcosa che non va molto più del solito, quindi ti aiuto a scappare. No, fa la scenata e viene ovviamente uccisa. Non una grande mossa. Se vogliamo proprio stare a guardare, il problema è che eh, l'idea di base, che potrebbe essere interessante, si sviluppa solo sul finale perché per tutto il film sono scene piene di jumpscare: con lei che prima viene quasi affogata, poi si rende conto che c'è qualcosa che non va, eh, allora prova a farsi portare in ospedale per scappare, ormai col pancione, eh, si sporca col sangue di un pollo. Che all'inizio ti fa vedere che lei non riusciva a ammazzare la gallina, quindi ammazza questa gallina andando completamente contro quella che è la sua morale, perché lei non riesce a uccidere gli animali e, e fa finta di star perdendo il bambino. Però anche qui, cioè, io dico, fai questa cosa qua, ma il pollo, ma nascondilo da qualche altra parte. No, lo mette sotto al letto, in modo che la madre superiore vede il sacchetto col pollo, tra l'altro anche quella scena è un po' disturbante, lei che. Eh, prima di vedere il sacchetto col pollo, prende le lenzuola e inizia a strofinarsele con tutto il sangue perché è un sangue benedetto. No? Perché lei è, è l'immacolata, solo che, appena si accorge del sacchetto col con l'animale ammazzato, chiama eh, al, al telefono il padre, che ha ovviamente il cellulare, e lei cerca di scappare. Ma dove vuoi andare? Con due uomini eh, sani e forti che la seguono e lei, incinta eh, in inferiorità numerica, perché è da sola boh, io quando ho visto questa roba qui ho pensato ma che mi ha, mi ha proprio dato l'idea di essere un film con una buona idea ma che poteva andare bene per un corto su un lungo, per tutta la parte centrale, non sanno che cazzo far fare alla protagonista, che viene poi eh, mh, le, le marchiano eh, i, i, i piedi con, eh, con un ferro a forma di croce perché poi le spiegano che sostanzialmente eh, sul chiodo che le avevano mostrato era il chiodo di Gesù, c'era del materiale genetico e il prete all'inizio, Alvaro Morte, aveva detto che lui eh, era ehm, un biologo, che poi ha trovato la vocazione. Lui era una specie di scienziato pazzo che faceva esperimenti genetici assolutamente non approvati dalla, 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 dalla scienza e quindi era stato estromesso e allora era andato a presentare il suo progetto al Vaticano eh, dicendo che se avesse avuto del materiale genetico di Gesù poteva farne nascere un clone che sarebbe stata la famosa seconda venuta di Cristo. Ci hanno provato altre volte, ma quelli che nascevano erano eh, esseri deformi e invece stavolta con lei lui dice tu darai alla luce un vero eh, nuovo messia, che è un'idea che può anche essere interessante, però è veramente tanto balzana, posso essere sincero. L'unica cosa che dà un minimo di credibilità è il fatto che fino a quel momento tutti gli esperimenti non hanno dato buon fine. Ciò che nasceva era qualcosa di mostruoso. Ed è interessante a livello di messaggio la fede talmente fanatica che a un certo punto porta alla nascita di una mostruosità, che è la metafora della, della mostruosità di, degli atti fatti in nome di Dio. Non è male come cosa, a me piace come idea. Solo che alla fine lei eh, sta per partorire e riesce mentre le fanno l'ultima ecografia ad ammazzare la, la suora, super, la madre superiore, e quando le si rompono le acque inizia ad ammazzare tutti per vendetta, solo che per motivi che non si spiegano le suore non intervengono, nessuno si accorge di niente, lei può agire indisturbata contro il dottore, contro la madre superiore, contro il prete, contro tutti, tanto nessuno si accorge di nulla, nessuno si accorge che a un certo punto ha dato fuoco al, laborato al laboratorio sotterraneo, niente. Ah, nonostante suoni un allarme, nessuno si accorge di nulla. Tra l'altro il film alla fine diventa anche parecchio violento, perché lei ad esempio il dottore lo, uh, lo, lo strangola da dietro, uh, cerca di bruciare il prete, alla fine il prete lo ammazza con il chiodo uh, che tanto era stato fonte di speranza per lui e per i suoi esperimenti e per il Vaticano. E c'è, cioè, il fatto che lei diventi Rambo e che ammazzi tutti tranquillamente mentre le si sono rotte le acque mi ha veramente fatto pensare, boh. Ma cosa cazzo sto guardando? È proprio anche fuori dal tono del film. Questa cosa che diventa quasi un rapper re revenge, eh, violentissimo, eh, con lei co che, ha una, che a momenti ha la super forza, con questo che le apre il pancione per tirare fuori il bambino, lei però ammazza col chiodo e poi tranquillamente si alza ed esce fuori per partorire in piedi, così alla buona, nonostante abbia il vento squarciato. Cioè ho capito che è un film horror, ho capito che devo attivare almeno un minimo di sospensione dell'incredulità, nessuno dice che non si debba fare, però forse ci vorrebbe così a naso un minimo di senso in più, perché poi arriviamo a questa scena di lei, tra l'altro molto bella perché vediamo lo stretto sulla faccia di lei che partorisce e sentiamo il respiro eh, mostruoso del, del, del neonato che è palesemente deforme e non sano come pensava il prete. E lei lo guarda come se avesse partorito qualcosa di eh, maligno. E allora si stacca il cordone ombelicale con i denti. C'è questa scena, tipo in piano sequenza, con lei che prende questa roccia e schiaccia il bambino appena nato, che dovrebbe essere il messia, e che invece è una, eh, un, 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 è una, è una creatura abominevole in un certo senso, come se avesse partorito Satana in persona. Ed è bella come scena, è una scena fantastica. Lei che cioè, è anche coraggiosa. Lei che schiaccia un neonato. Ovviamente non te lo fanno vedere, per amor del cielo, però. Questa scena da sola varrebbe la visione del film. Peccato che però poi c'è tutto il resto. È per questo che io ho pensato, ma cosa cazzo ho appena guardato? Perché è una delle cose più schizofreniche che mi sia capitato di vedere negli ultimi tempi. Una roba con dei momenti clamorosi. Perché questa scena finale è clamorosa, cazzo, in tutto: nella violenza concettuale, nella violenza anche visiva. Perché sì, non vediamo il feto, ma vediamo lei che si strappa il cordone umbilicale con i denti, come se volesse liberarsi il prima possibile di quello che è uscito dal suo corpo, un figlio che non voleva, un figlio che prometteva di essere il Messia e che invece è la prova della distorsione totale della fede e di quello del concetto di estremismo. La, il Vaticano che eh, non trova nulla di male in questo perché il fine ultimo è far risorgere Gesù Cristo. Quindi loro si sono convinti che la seconda venuta non è eh, Gesù che torna in maniera autonoma, ma che deve passare attraverso la scienza. Vista come dono di Dio all'umanità. È un po' questo quello che io ho capito. E ci può anche stare, per l'amor del cielo, cioè, messa giù così è anche estremamente figo. Ma per il resto, cioè, non bastano due o tre scene interessanti per fare un buon film. Perché allora altrimenti io faccio un film del cazzo fino all'ultima scena che è spettacolare e va bene così. Perché siete dovuti dire: no, invece è un film con anche un bel messaggio, è un film eh, che ha delle, delle idee interessanti. Ma io, nessuno lo mette in dubbio. Ha sicuramente delle idee interessanti. Ma allo stesso tempo davvero lo possiamo definire un film decente? Ma per me assolutamente no. Brava Sidney Sweeney! Ma per il resto sono. Scene ripetitive, lei che viene spaventata, arrivano le suore, c'è qualcosa che non va e c'è la suora con l'Alzheimer che le fa capire che c'è qualcosa che non va ma che anche lei è d'accordo e poi vede il personaggio a Porcaroli che viene punita e poi mi pare di aver capito che trova il cadavere, cioè tutto questo a cosa serve esattamente? È come se non ci sia il climax in questo film, cioè la prima parte è lei che va in commento c'è qualcosa che non va, poi solo verso la fine scopriamo che cosa sta succedendo e si risolve tutto abbastanza velocemente in realtà, per cui io onestamente non, non comprendo perché non abbiano saputo gestire il ritmo di una pellicola che poteva essere nettamente più interessante di quanto non lo sia stato alla fine. Per cui per me non è da recensione incazzata, solita, perché non è un film così tanto orripilante, però per me è brutto. È brutto ed è anche una gigantesca occasione sprecata, poteva essere un ottimo horror estivo, un horror che... Eh, viaggia sul binario degli horror demoniaci ma poi in realtà la fede non c'entra nulla eh, non c'entrano nulla le possessioni è tutto molto concreto è tutto estremamente concreto ha anche un che di exploitation all'interno quindi poteva cioè, sulla carta se mi avessero dato a me un pitch cioè un soggetto del genere io avrei pensato cazzo ma sapete che il soggetto è interessante poi però è importante come lo sviluppi è importante l'intreccio non può essere solo ed è esclusivamente una questione di una buona idea di base. Le idee vanno anche ovviamente sviluppate. Se me la sviluppi così, onestamente non, non vedo il senso del tutto. Eh, anche la colonna sonora assolutamente dimenticabile. Però, ad esempio, la fotografia non è male. Questa fotografia molto è giocata sulla penombra. Tutta giocata anche sulle sagome di queste suore che sono inquietantissime. Però anche lì non si capisce bene il livello di coinvolgimento. Sono coinvolte tutte le suore del convento. Perché ad esempio il personaggio della Porcaroli non sembrava saperne nulla, anzi, quando ha iniziato a fare delle domande a dare di matto, è stata punita eh, in maniera atroce. E quindi non lo so, ma quello che mi, che mi colpisce anche il fatto della madre superiore è che la tratta come se le fosse una miracolata, certo, in ostaggio, però la tratta con un certo rispetto. A un certo punto dice: Ma guarda che bella mammina, la accarezza, accarezza il pancione, prova l'ecografia. Insomma, c'è qualcosa di interessante nella caratterizzazione superficiale dei personaggi. Certo che se poi quello che deve essere lo svolgimento è quella roba lì, allora è un problema. Anche il personaggio di Alvaro Morte, boh. Quando viene bruciato, che esce e la insegue nelle catacombe. Può anche essere una bella scena, per l'amor del cielo, ma poi deve, devono eccedere. Devono eccedere con lui che le apre in due la pancia, che a momenti tira fuori il fetole, Lei che poi si alza tranquilla, nella, nella sporcizia. Poi io penso che lei muoia. Io ho, ho, ho immaginato, perché il film finisce con lei che schiaccia il neonato e basta. Ma io, a me piace pensare che lei non riesca a dare, tornare alla civiltà e a chiamare aiuto e che muoia perché Cristo ha il ventre squarciato, il suo compito è stato quello di distruggere eh, l'abominio che ha partorito e di eh, sostanzialmente usare il chiodo per uccidere il prete in modo da contaminarlo con altro materiale genetico e renderlo inutilizzabile. Il senso penso sia un po' quello. Il fatto che il prete venga ucciso proprio dal chiodo è secondo me anche eh, molto simbolico perché ciò per cui ha lavorato tutta la vita è ciò che gli fa trovare la morte. Per cui non è che io non veda le cose effettivamente interessanti di questo film, perché ce ne sono a bizzeffe. Il problema è che non sono incastrate bene, non sono state utilizzate bene. Cioè avere una serie di grandi idee che poi non sono uh, ben amalgamate e non riescono a confluire in una trama che sia interessante per tutto il film, allora ci facciamo poco delle buone idee. Le buone idee devono poi fare capo a una sceneggiatura eh, degna di tale nome, punto. Cioè, solo questo, quando, quando, soprattutto quando si parla di cinema, ci vuole, non ci vuole solo l'idea, ci vuole anche eh, un, un, una, una buona eh, fattura del lato tecnico che non può essere così discontinua, porca miseria. Poi il fatto che sia così tanto simile a Omen me lo rende anche un po' meno originale, perché insomma esce poi anche pochi mesi dopo. È una storia già vista più volte, eh? non è la prima volta che vediamo storie del genere, quindi non lo so. Però forse ha delle idee più interessanti rispetto a Omen. Magari è un po', può essere che sia un filo migliore, ma di poco. Ecco, mettiamolo così. Quindi io proprio non riesco a essere indulgente con questo film. Perché se poi io vedo che la base ci sarebbe anche e il film viene una merda, io mi incazzo il doppio. Mi incazzo il doppio perché penso, ancora una volta, abbiamo dovuto intendere l'horror come qualcosa che deve staccare biglietti tra i ragazzini, quindi dovevo metterci quegli stilevi del cazzo che, piace, che piacciono al pubblico più giovane. Ma no, ma fai un film che possa accapararsi eh, più di una fetta di, eh, di, di, di spettatori, porca miseria. Fai un film che può piacere ai ragazzini, ma che possa piacere anche a chi è un po' più adulto e chi di horror ne mastica un po' di più. Cioè, il fatto che tante persone abbiano detto no, ma non è un brutto film, ah, ok, mi fa pensare che... Ormai accettiamo un po' troppe cose negli horror, cioè come se ormai ci fossimo rassegnati che ci sono solo pochi horror ogni tanto fatti da grandi autori che vengono fuori bene, e tutto il resto, se è appena appena sufficiente anche solo una parte del film, può andare bene. Ecco, no, a me dispiace perché è come svilire un po' il genere. A me questa cosa non piace assolutamente, per cui per me questo film è bocciatissimo. Se fosse stato girato e diretto in un altro modo, allora forse avrei anche potuto capirlo, avrei anche potuto essere interessato, ma così, sinceramente, assolutamente no. E non ho poi granché altro da dire, infatti questa recensione è insolitamente più breve rispetto al solito, perché c'è anche il fatto che non ho diviso parte spoiler da parte non spoiler, però anche quando faccio così di solito vengono lunghe almeno un 35-40 minuti. Stavolta sarà una recensione di neanche mezz'ora, proprio per questo, perché non ci sono... Gran, gran che, non c'è granché da dire, c'è solo da essere amareggiati, porca pupazza. Perché poi ci sono anche scene piuttosto violente, anche questo è il fatto, io dico cazzo, hai anche un film piuttosto violento, quindi che osa? Un film che può scioccare il pubblico che non è abituato a un certo livello di violenza e butti via tutto per delle puttanate che si potevano tranquillamente evitare. Quindi io onestamente non riesco a essere minimamente indulgente. Con un film del genere che poteva essere molto di più di quello che ahimè è stato. Quindi fatemi sapere un contenuto sotto cosa ne pensate voi. Sono molto curioso, vi abbraccio, vi ringrazio. Grazie, di seguite qui e noi ci vediamo al prossimo.